Informazioni di servizio. Prima di iniziare questo video, volevo annunciarvi una cosa che ho già annunciato su Instagram. Quindi, per sapere tutte le info sugli eventi, sulle cose che faccio, sulla mia vita orribile, seguitemi su Instagram, tv_show_official. Sì, mi sono applicata per dire questa cosa. Comunque, l'informazione è che ci vediamo l'8 settembre al BU Festival a Bologna. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricare il vostro pass gratuito. Io vi direi di affrettarvi perché sono rimasti soltanto 5.000 posti e ehi, 5.000 posti, fidatevi di me, siccome ci sono io, Alessio Militano e Sergio Pelizieri, finiranno in 3 secondi, quindi sbrigatevi e prenotate il vostro pass. Vi darò tutte le informazioni sullo stand, sul palco, sul meet and greet, su quando potremo insultarci, su dove potremo insultarci, nelle mie stories di Instagram sempre, perché la mia vita è Instagram, non ho amici, ho solo Instagram. Quindi seguitemi assolutamente lì per essere informati e per sapere tutte le informazioni possibili su come incontrarci e picchiarci. Se sarete presenti al BU Festival, commentate qui sotto con l'hashtag ci sarò, in modo da vedere quanti di voi, i miei piccoli amici, ci saranno lì, in modo da regolarmi anche quante pizze mi darete. Comunque niente, mi mancate tantissimo e sono super felice di questo evento e mi raccomando, vi ricordo di farmi sapere qui sotto con un commento se ci sarete, oppure di scrivermelo direttamente in direct, sempre su Instagram, sivi_show_official. Detto questo, vi lascio la visione di questo video orribile. Un bacio. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Sivi, oggi siamo in un nuovissimo video vlog. Oggi sono qui a casa di Alessio, non vi farò vedere la via perché sennò Alessio mi sgozza. Oggi sono qui perché dobbiamo registrare dei video. Ma mentre venivo mi sono posta una domanda, perché ho visto su YouTube che adesso vanno molto questi video di ragazzi che praticamente fanno 24 ore a casa del mio amico, non se ne è accorto. Cioè secondo me è una cosa strana da fare, però voglio provarlo a fare perché voglio vedere se Alessio è così sveglio che se ne accorge che io sto a casa sua, oppure è così che non se ne rende conto. Quindi oggi testeremo insieme l'intelligenza di Alessio Militano. Tanto qui c'è il suo cane che non è che mi odia di più, che ogni volta che mi vede, mi avvicino a lui, comincia a urlare. Quindi adesso probabilmente appena mi avvicinerò lì alla porta comincerò a sbraitare e mi odierà a morte. Comunque prima di iniziare questo video volevo invitarmi a seguirmi sul mio profilo Instagram sivishowofficial, nick qua, link in descrizione. Seguitemi perché, ehi, ogni sera a mezzanotte lascio il link del gruppo pubblico WhatsApp dove ci siamo io e Alessio. E niente, se volete entrare e parlare un pochino con noi fatelo pure, tanto c'è il cane che adesso scavalcherà e verrà qui per ammazzarmi. Io non ci credo, mi sto veramente dormendo. Sto al bagno, non so che fare adesso. Perché ho sempre visto questi video, davvero non capivo come facevano entrare. Però Alessio mi ha lasciato ancora solo tipo mezz'ora fa, perché ci ho messo un botto, sono stata fuori tutto il tempo. Quindi adesso non so cosa fare, sono qui al bagno, c'ho la sua lavatrice. Boh, vabbè. Potrei farmi una bella doccia, oppure potrei farmi le foto come se le fa lui, quindi così. Qui c'è la sua finestra. Non scappo dalla finestra. Bello, c'è un'aiuola, quindi inutile. Non so perché in questo momento ho l'ansia. Perché se mi vede e non capisce al volo che sono io, vedo l'ammazzata. Perché non so come potrebbe reagire.
oggi poi devo mettermi nel salone. Oh, io mi volevo mettere da qualche parte e fare tipo dei rumori per spaventarlo, ma non so dove mettermi. Potrei mettermi nella doccia, che cazzo si cagherebbe in mano, perché qua sopra non ha senso, perché fa troppo rumore. Cioè, queste scale di legno fanno rumorissimo. L'armadio, cioè, è troppo alto, raga, di sfondare l'armadio, anche se peso 23 kg. Ah, vedi qua che c'ha. Vabbè, vuoi farvi vedere che c'ha? Su Amazon lì che descrizione, non si sveglia, non so cosa fare. Mi romperei un bicchiere in testa, però non mi pare il caso. Spazzola nera, esci fuori. Ho visto e ho detto no.
ho detto, mo entro, vediamo se dorme, perché ho detto, mo voglio vedere se sto dietro, entro e se ne accorge. Quindi se fossi stato un ladro io sarei morto, però perché sei qui? Che palo, ma si cercava spazio, ma ti è spazio. Ah, ecco, la mia era questa. Che palle. Ma perché sei qui? Non lo so, perché la mia dignità è stata buttata. Ah. Scommetto le palle che ti ha aperto mia nonna. No, avevi aperto tu, poi ti sei rimessa a dormire. Ah. Ma mi hai aperto tipo un'ora fa, Cioè, sarà passato mezz'ora che sono dentro sta doccia. Non mi sei rotto la spazzola, la come hai fatto il sonno tu? Non ti svengo. Io gli ho fatto il sonno. Ah, ma tu entri a casa mia, io penso che tu stai a casa tua, apro la doccia, trovo una seduta così e mi guarda con la telecamera. Ma tu ti sei ma l'ho detto no, ero tranquillo. E infatti pure mi sono spaventatissima. Oddio ragazzi, mamma mia che però stiamo andando benissimo. Sono andata in camera tua, al bagno due volte, sono passata pure qua, ti ho pure ripreso e non te ne sei accorto, adesso ti dovevi alzare. Comunque non lo so raga, ve lo giuro, mi sono messa troppo paura. Alessio è saltato perché mi stava per sventare la doccia, infatti effettivamente pure avrei reagito così. Da oggi gli incubi. No, io non dormo più, oppure che tu prima li controllo da ora in poi, non so neanche sto dicendo, poi controllerò tutti gli spazi di casa. Va bene, infatti. Comunque, ragazzi, volevo sapere qui sotto nei commenti se questo video in qualche modo vi è piaciuto. Alessia ha avuto la reaction più o meno che volevo, anche se mi sono spaventata più di lui. No, oh, ciao Siri, come sei a casa mia? Ma io non lo sapevo. Comunque, io vi mando un bacione. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram. Come ti chiami, Alessio? Come ti chiami su Instagram? Ti ho fatto una domanda 4 ore fa. Vabbè, così seguitelo. Io sono Sisho Official, quindi seguitemi anche sul mio profilo. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Una cosa, fatemi sapere qui sotto nei commenti altri pranconi da fare al... Non a casa mia, specialmente a casa sua. Poi dopo voi me li scrivete, io ne scelgo uno e lui non lo saprà mai. Detto questo, niente, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao. Culo. Bleh.